Oggi prepariamo insieme la pasta frolla senza l'utilizzo del burro. Il burro lo andiamo a sostituire con un olio vegetale a scelta. Io ho scelto l'olio di mais. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 5 ingredienti: l'olio, le uova, lo zucchero, la farina e il lievito. Le dosi sono queste: 300 g di farina, 100 ml di olio, mezza bustina di lievito, 100 g di zucchero e 2 uova. Per prima cosa andiamo a mescolare le uova con lo zucchero, servendoci dello sbattitore elettrico. Una volta frullato andiamo ad aggiungere l'olio. E andiamo a frullare nuovamente. Il passo successivo sarà quello di incorporare la farina e il lievito, ma prima di tutto armiamoci di un setaccio, di un pastino, e poi andiamo ad aggiungerne metà alla volta all'interno della nostra terrina. E continuiamo a frullare inizialmente e poi continuiamo con un mestolo di legno ed eventualmente con le mani. Ora ci trasferiamo in una spianatoia, in questo caso utilizzo questa tovaglietta della Tupperware. E continuo a lavorare con le mani e prima spolvero il ripiano con della farina. La nostra pasta frolla è pronta e può essere impiegata in qualsiasi ricetta di dolce come biscotti o torte. Io principalmente oggi la utilizzerò come base per una crostata alla frutta. Vi mando un bacio e spero che questa ricetta vi sia piaciuta.